Due derby e che derby nella penultima di andata in Serie D al Fadini di Giulianova, la sfida tra i giallorossi di Nico Stallone e il notaresco di Mirko Cutini. I padroni di casa saranno profondamente rinnovati dopo le partenze del mercato dicembrino. Le ultime dolorose sono quelle di Sciba e Ferrante. Il portiere si è accasato a Pineto mentre il difensore centrale è andato da Vezzano. Addii questi che fanno il paio con quelli dei giovani Fabrizi, Palladini e Parente, mentre sono già storia quelli di Frulla, Forò e Mangiacasale. Gli arrivi di Morra, Gori e D'Adamo e del portiere Mazzo dovranno cercare di compensare le partenze di una rosa che da adesso in poi dovrà pensare a fare quei punti che mancano per raggiungere la permanenza nella quarta serie. Domani nel frattempo l'appuntamento è di quelli che non si possono sbagliare, perché dall'altra parte c'è un notaresco rinforzato dall'arrivo del classe 97 Colonna, che fa il paio con Ruci, Sieno e Laringe. Se invece le partenze, quelle di Cianci, La Barba, Di Lollo, Petrarullo, Manari e Massetti, notaresco reduce dalla bella ma sfortunata prova di Cesena, nella quale ha dimostrato per l'ennesima volta di essere formazione che merita i piani alti della classifica. L'altro scontro tra abruzzesi è quello del De Marsi tra la Vezzano e la Vastese. I biancoverdi dopo Di Renzo hanno fatto il tris proprio nell'ultimo giorno di mercato, Ferrante, Manari e Pierantozzi. Il primo a Giulianova in questo primo scorso di stagione ha totalizzato 16 presenze, stesso ruolo per Pierantozzi, classe 97 proveniente dal Castelfidardo. Manari invece, 21enne anche lui, ha disputato la prima parte di campionato con la maglia del notaresco. Rivoluzione invece in casa aragonese, che ha ceduto 11 giocatori, l'ultimo il centrocampista D'Alessandro, mentre il colpo finale alle sembianze dell'ex Francavilla Cicerello, esterno offensivo salentino classe 96, cresciuto prima nelle giovanili del Lecce e poi in quelle del Napoli, ha indossato le maglie di Foligno, Novoli e Nardò prima di arrivare la scorsa estate in Abruzzo. Presto si unirà al gruppo biancorosso, andando a rimpolpare un parco offensivo rimasto orfano dell'infortunato Giampaolo, che ne avrà per un paio di mesi. Mi dispiace molto, perché secondo me Matteo è un giocatore importante. Poi ci sono ovviamente delle situazioni anche societarie che vanno prese in considerazione. La società mi ha fatto presente alcune cose e a quel punto ho dovuto alzare le mani. Ma Matteo D'Alessandro è stato un giocatore importante per questa squadra, perché le persone non si devono scordare che quando eravamo con l'acqua alla gola, quando sono arrivato e c'era l'acqua alla gola, il ragazzo si è messo a disposizione giocando in un ruolo non suo, e sulle prime 7-8 partite sicuramente c'è stato grande apporto da parte di Alessandro. Purtroppo nel calcio esistono delle dinamiche e questa cosa mi è dispiaciuta molto. I punti però domani servono ad entrambe, la Vastese per continuare la risalita e la Vezzano perché la sconfitta di mercoledì a Campobasso ha rispedito i marsicani nelle parti basse della graduatoria. Scatenato il Pineto, che a San Mauro Pascoli punta a dimenticare il passo falso interno con l'Agnonese dopo Fratangelo, ecco appunto Sciba e l'attaccante Wilson Cruz, che ieri si è liberato dal vincolo col Francavilla. A questo punto i biancoazzurri sono realmente un mix esplosivo di gioventù di livello e uomini di esperienza in grado di avvicinarsi alla vetta della classifica. La San Maurese avversario ostico, ma la forza d'urto del Pineto a questo punto è davvero impressionante. Il Francavilla invece, dopo 7 pareggi in 8 partite, deve ritrovare il feeling con la vittoria al Valle Anzuca contro l'Isernia. Come detto, nei giallorossi via Cruz, Maiolo, De Costanzo, Cicerello e Koulibaly. L'ultimo arrivo dal Pineto è l'attaccante Andrea Mancini. L'obiettivo è ricominciare a segnare, fare entrare Dos Santos nei meccanismi offensivi e ripartire verso la parte alta della graduatoria. Partita difficile che noi ovviamente dobbiamo portare a casa continuando a fare quello che stiamo facendo, però ripeto, con più cattiveria negli ultimi metri, perché ripeto, la mia squadra sta facendo bene, però a livello di cattiveria, di consapevolezza dei propri mezzi deve migliorare, questo lo sa. Domani abbiamo una partita in casa e oramai la vittoria ci manca da tanto tempo, quindi daremo di tutto e di più per portarla a casa questa partita.